Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti al primo degli appuntamenti con speciale elezioni amministrative 2021 di Rete 8 che seguirà la campagna elettorale per le comunali che si terranno il 3 e il 4 ottobre prossimi in 72 comuni abruzzesi accendendo i riflettori su quelli più importanti, in particolare i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti eh, che seguiremo tutti e anche alcuni altri comuni nelle nostre tribune elettorali, nelle quali come al solito metteremo a confronto i eh, candidati sindaci con i loro programmi e eh, le loro coalizioni. Eh, tribune che sono disciplinate dal regime della parcondicio, quindi abbiamo un regolamento eh, abbastanza eh, preciso da dover seguire. Eh, oggi iniziamo eh, da Lanciano, che è uno dei centri più importanti in cui si vota in Abruzzo ehm, eh, tra qualche settimana, eh, Lanciano eh, che eh, ci ospita nel Cinema Maestoso, una delle strutture più importanti eh, della città che è stata recentemente riaperta e che eh, accoglie appunto eh, normalmente i cittadini eh, di Lanciano in una prossima riapertura anche per eh, gli spettacoli, il cinema in una situazione comunque complessa legata alla pandemia, ma che oggi, insomma, è la nostra casa per ehm, accogliere eh, gli ospiti che sono i candidati sindaci e anche il eh, collega del centro Rossano Orlando che sarà eh, il mio compagno di viaggio per alcune di queste trasmissioni eh, che appunto, segue in particolare per la provincia di Chieti la um, situazione politica eh, ed elettorale di questi eh, comuni e che io ringrazio eh, eh, assieme al direttore eh, del centro eh, in particolare eh, sono grato per la collaborazione che Rete 8 e il Centro Insieme mettono in atto e che eh, anche nelle precedenti tornate elettorali ha avuto eh, grande successo e grandi riscontri. Ricordo anche eh, che domani sul quotidiano del centro ci sarà un ampio resoconto proprio di questa eh, Tribuna elettorale. Ma io ho parlato già troppo, intanto presento ehm, il collega Rossano Orlando, eh, lo saluto e sono qui in eh, sala eh, i candidati sindaci. Rossano, allora, eh, prima di passare alla loro eh, presentazione, in ordine anche eh, di un sorteggio che abbiamo effettuato eh, preliminarmente, ti chiedo eh, come arriva Lanciano a questo eh, voto di settembre dopo. Due, eh, an, due mandati della eh, m, guida di eh, Mario Pupillo. Sì, sicuramente Lanciano rappresenta una realtà diciamo abbastanza complessa di tutta l'evoluzione politica degli ultimi tempi, eh, è un laboratorio importante che ci può essere come può essere un punto di riferimento per eh, quello che sarà praticamente il prosieguo anche eh, del, dei vari comuni che saranno amministrati, tra l'altro tornano... Alle urne in questa, in questa, diciamo, in questa elezione eh, ottobrina eh, un comune su quattro e quindi diciamo che uno spaccato anche abbastanza rappresentativo lo è ancora di più eh, lanciato. Come dicevi tu, direttore, è una città che eh, adesso deve rinnovare il sindaco perché eh, non c'è più eh, l'uscente Mario Pupillo che per dieci anni ha amministrato questa città e vediamo praticamente come... Eh, risponderanno gli elettori eh, di fronte alle loro alle candidature eh, di, diciamo così, di questi esponenti dei candidati a sindaco che sono stati qui eh, oggi invitati. Quindi io penso che sarà uno spaccato rappresentativo importante per, per l'Abruzzo e, e soprattutto per una città che è stata eh, lasciatemelo dire, senza eh, particolari attaccamenti, magari che possa avere una città che rappresenta comunque un punto di riferimento importante per la nostra regione. Sicuramente. Bene, i candidati sono quattro, eh, noi ne abbiamo tre in studio, c'è anche il candidato del Movimento 5 Stelle che. In questi giorni è fuori città, quindi eh, ci ha eh, comunicato appunto la sua impossibilità di partecipare. I candidati eh, li presento in ordine del sorteggio eh, con il quale preliminarmente eh, si è deciso che parleranno appunto per le regole del eh, parcondigio. Saluto Leo Marongiu. Buonasera a tutti. Buonasera, diamo la buonasera ai nostri telespettatori, anche se in realtà non <ride> registriamo di sera. Ivaldo Rulli. Buonasera a tutti buonasera anche a Ivaldo Rulli, e Filippo Paolini. Buonasera. Allora, sono uno di loro diventerà sindaco di Lanciano, probabilmente potrebbe diventarlo anche furia, candidato del appunto. Movimento 5 Stelle, direttamente il 3 o il 4 ottobre, oppure nell'eventuale turno di ballottaggio che ci sarà eh, eventualmente, se non dovesse nessuno di loro raggiungere il 50% più uno dei voti, eh, appunto ci sarà due settimane dopo. Il primo a rispondere alla mia prima domanda che eh, non è difficile eh, perché glielo ho preannunciato già tutti, ed è sempre la stessa per tutte le tribune elettorali ed è anche giusta nei confronti dei nostri telespettatori. Leo Marongiu ci spiega perché si è candidato, mh, come nasce il profilo della sua candidatura e soprattutto ci presenta la coalizione che lo sostiene. Leo Marongiu. Grazie innanzitutto, buonasera a tutti. Due minuti e mezzo, poi c'è il solito bip, insomma, solite. E grazie a Rete 8 per darci questa opportunità, ero abituato a venire qui davanti le televisioni di Rete 8 per commentare insieme ai tifosi rossoneri le sorti del Lanciano, è passato qualche anno, ho compiuto 40 anni da poco tempo e sono qui nelle vesti di candidato sindaco. In questi anni ho ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale a Lanciano, un ruolo che mi ha onorato, un ruolo di prestigio e di grande responsabilità nei confronti della nostra città. Questa candidatura nasce dopo un confronto aperto ed armonioso con tutti i partners di maggioranza. Io penso che siano tre le fasi di una campagna elettorale. La prima è quella della scelta del candidato sindaco. Come abbiamo detto più volte, l'abbiamo decisa tutti insieme in armonia a Olmo di Riccio tra quattro persone che rappresentavano uno spaccato della coalizione che ha amministrato negli ultimi dieci anni. Una fase che si è conclusa bene, con grande armonia. La seconda fase è quella della costruzione della squadra. Noi partivamo con cinque liste nel 2016 e sono contento e soddisfatto di averne aggiunta una. Abbiamo costruito la sesta lista. Mi sostengono ovviamente il Partito Democratico, mi sostiene la lista di Progetto Lanciano, la lista di Lanciano in Comune, la lista di Uniti per Lanciano, la lista di Lanciano vale e la lista Lanciano per tutti che è la lista che ho voluto provare a proporre alla città per andare oltre, perché dico che questa candidatura, e lo voglio dire a tutti i lancianesi, non nasce come candidatura di un singolo schieramento politico, nasce come una candidatura per andare oltre le sensibilità partitiche e politiche. E in questo oltre io ci vedo tante persone che sono venute qui, hanno abbracciato la nostra idea di città e la nostra idea di squadra e che provengono da sensibilità politiche diverse dalla nostra. Questo a riprova di quanta simpatia e di quanto entusiasmo stia creando e crescendo in città per questa proposta. La nostra proposta non si caratterizza solamente per una solida e forte esperienza amministrativa che abbiamo in tanti maturato in questi dieci anni, ma soprattutto si caratterizza come un'esperienza di novità. Ho detto sempre che io sarei stato disponibile a candidarmi a sindaco se e qualora ci fossero le condizioni per spalancare porte e finestre alla città, e questo è stato. Grazie Leo Marongio Appunto, dicevo, c'è un cicallino che vi avverte sui due minuti e mezzo uh, della risposta. Ivaldo Rulli, che alle telecamere è abituato insomma, anche ai palcoscenici, ai teatri, ai cinema, ma sicuramente Perché si è candidato a sindaco e con chi? Eh, mi sono candidato per Tanti motivi, Tanto perché, saluto gli amici, saluto, saluto tutti gli amici che sono a casa e saluto innanzitutto la mia squadra, ciao ragazzi eccomi qua, eh, so che mi state seguendo, eh, vi saluto cordialmente e vi dico forza e coraggio. Sono, ho avuto l'idea di candidarmi non perché io abbia maturato questa scelta così in maniera autonoma, no, è stata poi una valutazione dovuta al fatto che io, eh, siccome sono una persona che spesso, come dici tu direttore, eh, mi trovo in mezzo alla gente e mi piace molto la gente, il famoso bagno della folla, io lo adoro perché a me piace il contatto con la gente, il contatto epidermico anche con la gente, io infatti sono, eh, anche se nel rispetto del Covid sono per l'avvicinamento sociale, non per il distanziamento sociale, chi mi segue lo sa. e eh, l'ho fatto perché tanti 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 mi hanno chiesto di farlo. Io allora, siccome mi trovo al circolo della mia vita in un momento particolare, ho deciso di andare in pensione il primo luglio di quest'anno, dopo 43 anni di servizio svolto con onore e anche con eh, gratitudine presso l'AS di Lanciano Vastitide come dirigente ispettore degli alimenti e del animale dopo 6-5 anni, 6 anni di insegnamento presso l'Università di chieti allora ho detto che devo completare il ciclo Col corso della mia vita, il mio evento, il mio, la mia esistenza, anche dando al sociale quello che merita. Eh, che posso io dare con tre figli, tutte e tre grandi, tutte e tre laureati, eh, una nipotina ho detto adesso avrò del tempo, voglio dedicarla alla mia città che amo perché io amo Lanciano, io amo Lanciano, lo amo in tutti i modi. Fino al punto di mettermi qui in mezzo agli altri due candidati e non l'ho scelto io il posto, io ho scelto lo slogan. Eh, né a destra né a sinistra, ma rimettiamo Lanciano a centro. hanno fatto il sorteggio sono capitato al centro, quindi è un motivo in più, il destino vuole che io sia al centro. Ma perché al centro? Attenzione, non stiamo parlando di votazione a livello nazionale, a livello di deputati, di Camera e Senato, parliamo di un'amministrazione comunale, perché ho visto, ho notato che spesso questa influenza dei partiti nelle città eh, dà grande, grande, grande differenza, dà sgomento è eh, sfavorevole. Infatti noi come Lanciano risente di che cosa? Della direzione del... Degli gli ordini di partito. Io non devo rispondere a chi è più alto di me, non devo rispondere e ubbidire a chi è in alto, io devo ubbidire e rispondere a chi è vicino a me, alla gente, agli amici di Lanciano, al popolo di Lanciano. Non deve succedere, non ci succederà che questo accada. Filippo Paolini, già sindaco della città, perché eh, ha deciso di tornare in campo e, e insieme a eh, chi, a quale coalizione? La coalizione noi siamo, innanzitutto un saluto a tutti quanti, la coalizione sono quattro liste civiche e tre legate al mondo dei partiti, quel mondo dei partiti che l'amico carissimo Ivaldo vorrebbe tenere fuori dalle amministrazioni, ma in realtà eh, i partiti sono una componente fondamentale della vita del Paese e certamente secondo me sarebbe un errore tenerle fuori. Eh, con alcune persone, con alcuni amici cari abbiamo condiviso l'idea di creare un raggruppamento civico. Con questo raggruppamento civico eh, abbiamo ritenuto che fosse corretto aprire un confronto con i partiti, questo confronto c'è stato. Ci siamo confrontati sul, sul programma, sul modo di vedere la nostra città e per questo abbiamo creato una coalizione. La coalizione sono sette liste, eh, Lanciano che verrà, Alleanza con Paolini, Nuova Lanciano, eh, Libertazione e poi ci sono le liste dei partiti, La Lega, Forza Italia... Eh, Fratelli d'Italia e nell'ambito della, della Lega dei Forzi Italia c'è anche la lista di partite IVA e dell'UDC. Eh, quindi è uno schieramento che in passato ha sempre sostenuto come centrodestra la città di Lanciano, realizzando anche grandissimi progetti. Ecco, io penso che eh, la città eh, abbia bisogno di un rilancio, e questo è il motivo per, cui, per il quale ci siamo messi insieme e riteniamo di, dover, di candidarci. Un rilancio, vedete, non tanto legato a, ad opere infrastrutturali, su questo avremo modo anche di parlarne, ma un rilancio dell'immagine della città. Eh, a me piace ricordare che eh, su Panorama venivamo classificati nel 2009 come ottantesima città in Italia, tra le città eh, in un elenco che fece Panorama nel 2009. Eravamo terzi, eravamo terzi in quell'anno per il benessere in città. E ci sono le riviste dell'epoca. Adesso purtroppo abbiamo perso oltre 3.000 abitanti, abbiamo una situazione purtroppo di degrado nell'ambito della nostra città. E personalmente non mi piace fare polemiche esterili, a me piace guardare al futuro. Abbiamo delle idee, dei progetti che possono eh, sicuramente riportare Lanciano al centro del territorio. Lo avete detto voi, l'ha detto eh, l'amico Rossano prima, eh, si vota in città importanti della, città, della provincia di Chieti, Lanciano è una di queste, è evidente che su questo bisognerà lavorare. A proposito di Rossano, eccoci pronti per eh, insomma, cominciare a pungere i tre candidati sui temi caldi di questa campagna elettorale, lo Stanno Orlando del Centro. Domanda sì, volevo... per tutti e tre: sì, volevo eh, tornare un attimo indietro perché volevo eh, chiedere ai candidati se. Eh, potevano spiegarci un po' meglio com'è nata la loro candidatura eh, magari vedo un, ho visto un, un percorso un po' più liscio per quanto riguarda eh, i valdorulli eh, ho visto un percorso un po' più tortuoso per Furia perché si è sottoposto comunque alle primarie eh, da parte del suo movimento politico e ehm, per quanto riguarda gli schieramenti più forti più grandi quindi sulla carta eh, ovviamente sia il centro-sinistra che il centro-destra <coughs> ho visto una gestazione diciamo così come era anche naturale che fosse un po più difficile eh, con qualche braccio di ferro all'interno delle coalizioni ecco per una questione di trasparenza magari mi piacerebbe che i lettori potessero sapere qualcosa di più eh, su come sono nate proprio le vostre candidature Marogno lo dicevo prima la mia candidatura è diventata poi una candidatura collettiva di tutti, nasce su una proposta di gennaio di una parte del centrosinistra che poi è stata condivisa in armonia con gli altri partner che cercavano ovviamente che avevano ambizioni legittime, aspirazioni di poter rivestire in modo assolutamente positivo la carica di candidato sindaco. Ci siamo trovati perché la nostra coalizione in questi anni è stata forte. Ed ha amministrato Lanciano in modo positivo, anche con qualche errore, perché non si è basata solamente su relazioni politiche, ma specie su relazioni umane. Questo lo dicevamo spesso con, con Pino Valente: la forza della nostra squadra è stata una solida, un solido rapporto umano tra tutti quanti noi e quando ci siamo trovati. Ci siamo trovati in una casa, in un appartamento di Olmo di Riccio, del vice sindaco Giacinto Verna, guardandoci in faccia abbiamo scelto tutti insieme la persona che tutti pensavamo potesse rappresentare meglio di chiunque altro la proposta politica che volevamo portare avanti. Ed infatti, dopo dieci anni di amministrazione, a metà luglio abbiamo designato il candidato sindaco. Cosa che ovviamente non è avvenuta dall'altra parte. Mi, mi spiace quando l'ex sindaco Filippo Paolini parli della città di Lanciano come una città in degrado. No, non è così. Eh, mi chiederei perché dopo dieci anni di opposizione invece il centrodestra, invece di partorire una candidatura interna al Consiglio Comunale che si è opposto in questi dieci anni, è andato a ripescare un ex sindaco del 2001, altro che rilancio. Questo è un ritorno al passato. E siccome noi invece vogliamo guardare al futuro, vogliamo costruire la Lanciano del 2031, vogliamo mettere in campo la nostra squadra armoniosa, la nostra squadra forte e coesa per dare risposte alla città di Lanciano, che è una straordinaria città che merita di essere pubblicizzata nel modo giusto. L'avvocato Paolini parlava di Panorama, io posso parlare di Repubblica o delle recenti pubblicazioni della nostra città sulle riviste nazionali e internazionali, perché la nostra è una stupenda città e qui, nelle telecamere, quando arriviamo ai cittadini non solo lancianesi e abruzzesi, dobbiamo avere l'orgoglio e il vanto di rappresentarla sempre. Perfetto, proprio sul filo del, dell'inizio del BIP Rulli, allora invece la sua gestazione come stata? Allora, innanzitutto ringrazio Rossano perché mh, con questa domanda mi dà la possibilità di completare il discorso di prima che non avevo completato Mi viene da ridere quando ascolto, eh, con sé Filippo quando ascolto i miei colleghi qui Filippo ha detto quattro volte rilanciamo Lanciano e rimettiamo Lanciano a centro Secondo me devi candidarti con me con la lista rilanciamo Lanciano <ride> Eh, scusa, come consigliere anche lui, rimettiamo l'anciano a Cena, anche tu potevi candidarti con me alla lista e rilanciamo Lanciano, che è una sola lista, una è, è fatta bene, è stata concepita con poco tempo perché? Perché siamo rimasti tutti d'accordo, alla casa di nessuno, in mezzo alla strada, cioè alla nostra casa che è Lanciano. Eh, un altro motivo che mi viene da ridere è quando sento, perché la... voi, cioè i candidati di sindaco che dicono perché Lanciano è sta meravigliosa, lanciano... ma il pubblico, la gente, i cittadini, queste cose lo sanno. Lo sanno che Langiano è bello, forse dovete guardarvi un po' retrospettivamente voi, se è anche un motivo colpa vostra se Langiano adesso ha delle, delle cose che non sono più belle e accettabili. Eh, andare alla ricerca del numero di lista non una senza, fare, immaginate, nella, nella list, nelle, tra le liste che appoggia il candidato Paolini ce n'è una in particolare che dentro di sé ha altre tre liste. Che, che non sono stati capaci di, di essere autonomi, tipo UDC e altre, cioè tutto questo agglomerarsi di liste, che poi all'interno delle liste ci sono dei candidati che si sono già candidati, addirittura ci sono dei candidati, e lo dico prendendomi la responsabilità sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, che sono stati consiglieri comunali. 8 volte e 9 volte, cioè parliamo di consiglieri che stanno al Consiglio comunale seduti da 40 anni. Beh, allora io dico la domanda la faccio a voi: ma se sono 20 anni che le cose vanno male a Lanciano e i consiglieri sono i corsi. Non vi viene il dubbio che forse qualcosa avete sbagliato nel formulare queste liste? Non era meglio di fare magari meno liste, però più pesanti, più ragionate, con persone più nuove. Il nuovo sono io. Perché io ho una lista irripetibile sotto questo aspetto, perché sono tutti giovani, tutti nuovi, giovani dal punto di vista politico, e anche 5 Stelle, perché no, non c'è, lo dico io, anche 5 Stelle è una lista nuova. Poi un'altra cosa e concludo, la vera lista civica ce l'ho io. Perché non sono legate ai partiti, non esiste una lista civica appoggiata ai partiti, lo fate per aumentare l'aspetto visivo. Ma non vi è bastata la lezione di 5 anni fa, 10 anni fa, dove 5 liste e 7 liste hanno perso? La gente a Lanciano vuole credibilità, vuole qualità, vuole serietà, vuole onestà e vuole che la città di Lanciano non venga definita bella, ma venga, deve diventare più bella. E lo farò. Filippo Paolini. No, eh, la Vivaldo è chiaramente un istrione dello schermo, quindi è chiaro che riesce a trasferire dei messaggi che purtroppo non hanno fondamenta con, in maniera molto solare. Eh, in una competizione elettorale non c'è niente di male se ci sono più liste o meno liste. Eh, quello che conta è la qualità delle persone che si candidano. Noi abbiamo sette liste con 160 candidati. Di questi 160 candidati il 90% circa è alla prima esperienza amministrativa. Quindi è, detto, è chiaro che quando parliamo di rinnovamento, io negli ultimi dieci anni non ho amministrato, sono stato tranquillamente nel mio studio a lavorare, per cui non vedo questo raffronto negli ultimi dieci anni. Negli ultimi dieci anni ho amministrato il centro-sinistra, i cittadini sapranno verificare da solo quali sono le caratteristiche delle cose che hanno fatto nell'ambito della città il centro-sinistra. Io ricordo, non ero in amministrazione, quindi non ho mai fatto opposizione. Ma ad esempio l'amico Verna, dove a casa si sono visti con l'amico Maroni, so che una volta ha fatto una mozione di sfiducia contro l'amministrazione, ha votato contro l'amministrazione. A, a me è sembrato da fuori che ci sia stata invece una grande litigiosità che i primi cinque anni della, del dottor Pupillo vi ha bloccato proprio, perché i primi cinque anni non se ne ricorda nessuno. I secondi cinque anni, ma in particolar modo gli ultimi tre mesi, state cercando di recuperare un terreno che oramai avete perso. Avete perso perché non siete intervenuti in nessun se settore della città di Lanciano: eh, della cultura, della solidarietà, de delle opere pubbliche, eh, un corso fatto male, eh, un tappo messo a via del mare. Cioè, ma vi rendete conto che cosa avete combinato negli ultimi dieci anni nella nostra città? Eh, Poi che siete usciti su Repubblica o sulle riviste internazionali. L'amico Ivaldo parla di città bella, ma la girate questa città? La vedete il degrado di questa città? Lo vedete il verde abbandonato? Le vedete gli alberi non potati? Le cose non pulite? La città è pulita dal punto di vista igienico, ma è degradata sotto altri punti di vista. Questo è il motivo per cui il sottoscritto, non perché sia un padre eterno, io non sono nessuno, sono soltanto una persona che ama la propria città, caro Ivaldo. Io l'ho amato e ho dimostrato in prima persona che ho amato la mia città. Ho agito, non ho mai preso niente nella mia città, non ho mai avuto interesse nell'ambito della mia città. Sono stato soltanto uno che ha dedicato una parte del suo tempo alla mia città. Quando ho finito, io sono stato un professionista prestato alla politica. Ho finito, sono rientrato nel mio studio. Allora suona il eh, gong come si suona dire in questi casi, suona eh, e io faccio complimenti veramente a tutti e tre perché siete proprio perfetti nei tempi che vi abbiamo imposto, che ci ha imposto la parcondicio. Ora c'è un'altra imposizione che è quella della pubblicità, ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi torneremo con la seconda parte di questo incontro elettorale. Siamo tornati qui da Lanciano con la seconda parte del confronto elettorale tra tre dei quattro candidati sindaci per la città. Eh, ancora una domanda da parte del collega Rossano Orlando del Centro con un'indicazione ehm, ai candidati di rispondere però sul contenuto soprattutto della domanda che vi viene fatta, poi per eventuali repliche dedicate una parte del vostro intervento. Però atteniamoci ovviamente ai temi che vengono chiesti dal collega a cui do il microfono. Sì, eh, volevo chiedere questa cosa. E, eh, uno di voi eh, sarà eletto sindaco in questo periodo caratterizzato eh, diciamo, da queste continue emergenze, no? non ancora usciamo dall'emergenza economico-finanziaria del 2007-2008, eh, crisi che si è riverberata anche nei bilanci dei comuni, con i tagli, anche nei trasferimenti statali. Abbiamo l'emergenza della pandemia e quindi ci siamo eh, dentro e chissà quando ne usciremo. E, in questo territorio sta venendo fuori anche un'emergenza lavoro, le notizie che vengono dalla Val di Sangro non sono sicuramente eh, molto rose eh, e lì penso che dobbiate dedicare eh, gran parte del vostro lavoro, insomma, eh, anche perché c'è una sfiducia ad alti livelli importante e, e quindi ci sarà da lavorare tantissimo anche magari affiancando i sindacati. Marongio. Sì, ovviamente replico brevemente alle parole dell'ex sindaco Paolini eh, che diceva che nessuno si ricorda i primi cinque anni dell'amministrazione Pupillo. Il guaio è che nessuno si ricorda i 120 mesi e i 3.600 giorni in cui è stato sindaco lui. Io da consigliere comunale me li ricordo perfettamente perché quando sono entrato ho trovato una situazione molto precaria, molto difficile. Un comune al massimo dell'anticipazione di cassa, con problemi addirittura a luglio, quasi di non poter, a luglio 2011 di non poter pagare gli stipendi ai dipendenti comunali. Mi ricordo un appalto del cimitero per 4 milioni di euro dove mancavano i conti per il cemento armato, abbiamo dovuto rifare da capo. Mi ricordo lanciare una groviera, abbiamo, siamo dovuti ripartire addirittura asfaltando le strade perché le strade non venivano asfaltate e quando venivano asfaltate, venivano asfaltate in modo molto dubbio. Rispondo alla tua domanda direttore, la questione occupazionale è una questione centrale, l'altro ieri è stata importante la visita del, dell'AD di Stellantis, Tavares, che comunque rappresenta la presenza della proprietà in un centro fondamentale per l'economia del centro sud Italia quale la Sevel e tutto l'Indotto. Non a caso noi nel programma abbiamo previsto e vogliamo ovviamente che si attivi una conferenza permanente dei sindaci della Val di Sangue, per osservare in modo preciso tutte le dinamiche che avvengono su questo sito produttivo così importante. Ieri c'è stata anche un'interrogazione parlamentare. È fondamentale il confronto con il governo e con l'Unione Europea, ovviamente per il sito della Val di Sango. È fondamentale anche sbloccare quei vincoli che bloccano i sostegni agli investimenti nella Val di Sango. Queste sono operazioni importanti al netto delle grandi opere che stanno procedendo e stanno andando avanti la realizzazione della Fondovalle Sango la decisione che dovrà prendere la regione prima o poi su quale porto ovviamente dovrà fungere a servizio della Sevel. Ecco, queste sono le preoccupazioni vere dei cittadini, dei cittadini lancianesi, dei giovani e dei nonni e dei nonni che sono preoccupati per il futuro dei propri nipoti. E io su questo, noi su questo, la nostra coalizione vuole impegnarsi in modo totale mettendolo al centro dell'agenda politica appena Dopo l'elezione del sindaco, subito a fine ottobre, dovremmo prendere questa partita in mano perché è troppo importante per lo sviluppo della nostra città la tutela dell'occupazione in Val di Santiago. Ivaldo Rulli, Rossano, grazie. Sembra che si sia messi d'accordo perché questa domanda che hai fatto è fantastica. Mi piace che tu l'abbia fatto perché mi dà la possibilità di dire qualcosa di importante. Primo. Non si può assolutamente speculare su fatti del genere, quindi ciò che dovremmo dire, che diciamo, devono essere cose sincere, vere, appropriate e oneste, perché non si può giocare e scherzare sul posto di lavoro. Punto, detto questo, preambolo, cappello. Diciamo cosa penso io. Io credo, cari amici di Lanciano, che il problema non va visto così, il problema va visto a ritroso. Cioè, io la colpa che do, parlo di colpe politiche chiaramente, amministrative, è quella di aver avuto dei eh, rappresentanti della città, chiamiamoli sindaci, negli ultimi vent'anni totalmente incapaci di fare gruppo con il territorio. Lanciano ecco perché è isolato, il problema non è soltanto la Sever, il problema è l'ospedale nuovo che non c'è, il problema è il tribunale che chiude, il problema è la sangritana che è partita e non è più tornata, è andata a Tieti e così via e così via. Ora è chiaro che affrontare un problema così grande e grave come quello della chiusura o trasferimento la Sever non può essere un accarezzato solo dagli entusiasmi lancianesi, ma è un problema che stringe e chiude un cerchio comprensoriale di accordi. Ecco perché io non sto con i partiti, perché i partiti, i partiti hanno creato questa degenerazione. Perché facciamo un esempio pratico, ogni riferimento è puramente casale. La Sasi è presieduta da uno di sinistra, il sindaco di Anziano è di sinistra, il presidente della provincia di sinistra. È chiaro che la Sasi fa quello che vuole, nessuno gli dice niente e giammai la sinistra si mette contro se stessa. Io non sono né di destra né di sinistra. Ecco perché dico, è vero che i partiti sono importanti, ma sono importanti per crescere, non per andare indietro. L'Angiano in vent'anni è andata indietro moltissimo per Derimonga la -sevel. Se invece ci uniamo, ci unissimo tutto un, attorno a un'idea importante di territorio, di, anche il turismo va visto come territorio. La costa dei Trabocchi, il miracolo calistro, lo dirò perché 43 pagine di programma non è scritto a caso, ci ho messo sei mesi. Rossano, sei mesi che sto pensando di candidarmi, sei mesi ho messo per fare il, sind il candidato sindaco. Allora, la FEVEL non è un problema così che da speculare solo adesso che siamo in gammagna elettorale, è un problema molto serio e va discusso e trattato con tutto il territorio. Tutti sono responsabili di questa nostra ricchezza che può diventare anche un tra una tragedia del nostro territorio. Bene, Filippo Paolini. Sul ah, sì, sul lavoro, è chiaro che oggi parlare di lavoro di Val di Sangro è strategico per tutti, è inutile nasconderselo, la realtà industriale della provincia di Chieti è una realtà legata alla Val di Sangro e chi dimentica questo vive fuori dal mondo, nessun amministratore, sarebbe una retorica stupida eh, pensare che qualche amministratore si possa dimenticare della Val di Sangro, è evidente che un, la visita di Tavares è una visita un po' interlocutoria. Eh, se capito bene, se, si capisce perché lo, si aprirà in Polonia, ma voi potete immaginare, in Polonia c'è la defiscalizzazione, sono ancora obiettivi diversi a livello europeo. Eh, in Polonia sta sulla via della seta, quel quella città dove vanno a aprire la seta sta sulla via della seta, sta nel corridoio europeo. Eh, noi nel nostro programma abbiamo parlato del PNRR della regione. Eh, questo è un treno che passerà solo adesso. Ci vorrà grande professionalità per gestire questo treno, che non è quello che dice alto della Sangritana, ma è un treno di grandi finanziamenti. L'On. Giorgetti già in Parlamento ieri parlava di defiscalizzazione, però anche il recupero, perché chi ha avuto agevolazione per aprire in val di sangue poi scappa e deve ricacciare i soldi, detto così in maniera molto semplicistica. È chiaro che per questo bisogna saper parlare con la regione è necessario avere un rapporto diretto con la provincia eh, perché da soli, da soli in generale non si va da nessuna parte, a maggior, maggior ragione la Val di Sangro la Val di Sangre, la presenza è una presenza forte quella di Atessa, una presenza forte quella di Paglieta, una presenza forte eh, quella di Lanciano. Eh, possiamo eh, anche ipotizzare nella zona nostra, che sto parlando del versante nostro, eh, una defiscalizzazione. Però è evidente che quello che oggi regge la Sevel nel nostro territorio, cioè non sono io a dirlo, lo sanno tutti quanti, l'indotto intorno alla Sevel, cioè è una realtà troppo troppo importante che deve vedere protagonisti i sindaci del territorio. Però non con battaglie sterili o così, con, così davanti alle fabbriche, bisogna sedersi nei tavoli nei quali ci sono le persone che decidono, che non solo il sindaco di Lanciano decide. Ma bisogna concertare, naturalmente tenere presente le parti sociali, ma sembra che Stellantis con i sindacati abbia un ottimo rapporto, ci sia un confronto serrato e così dovrà essere. Orlando. Sì, avete oh, eh, qualcuno di voi ha dato fuori in ballo anche il discorso della sanità, che è molto sentito da queste parti, alla luce anche di questa emergenza sanitaria dovuta, dovuta alla pandemia. Eh, si parla qui ovviamente di, una volta si parlava di un nuovo ospedale da realizzare, altre volte si è parlato eh, al posto di quello esistente magari a Lanciano, altre volte si è parlato di un nuovo ospedale addirittura da delocalizzare magari a spostare in Val di Sangro. Adesso pare che sia rimesso in moto il circuito che porterà alla ristrutturazione eh, dell'esistente Renzetti, eh, ma... Voi come vorreste impegnarvi dal punto di vista della politica sanitaria, magari affiancando non soltanto la regione che eh, ha eh, legifera anche su queste cose, ma eh, anche eh, facendo praticamente eh, diciamo, da collante con le cittadine che gravitano nel territorio lancianese, eh, a cominciare appunto da Tessa che ha un ospedale, a cominciare anche da Casoli, ecco, parlando soltanto della zona frentana. Marongio. Noi dobbiamo ripartire dalle conquiste che abbiamo ottenuto in questi anni, due su tutte. Quando ci siamo insediati, c'era la storia della delocalizzazione dell'ospedale in Val di Sangro, che era anche previsto nel, nel piano regolatore. Noi, con un braccio di ferro con la regione, che poi ha deliberato, abbiamo chiesto, imposto, ovviamente, che la costruzione del nuovo ospedale Renzetti dovesse avvenire là dove oggi è il, nuovo ospedale, il vecchio ospedale Renzetti. La seconda conquista è stata programmare l'offerta sanitaria come un DEA di primo livello, ossia dare reparti primariati ad un ospedale che doveva essere riempito di contenuti. Dispiace che in questi ultimi eh, due anni è mancata, sia mancata, la governance sull'ospedale di Lanciano. Devono ancora essere coperti primariati scoperti, devono essere fatte ancora assunzioni importanti per riempire di contenuto la parte ospedaliera della sanità. Ma la sanità oggi, come ci ha insegnato l'emergenza Covid di questo anno e mezzo, non è solo la parte dell'ospedale, ma è soprattutto la parte della medicina territoriale. E in questo senso dobbiamo anche chiedere con forza uno un impegno forte alla ASL, alla regione, perché girano brutte voci anche sul distretto sanitario di una possibile delocalizzazione, spero che gli esponenti regionali smentiscano anche la, lo spostamento del distretto sanitario di Lanciano in altro paese limitrofo. E due, c'è bisogno di attivare tutto quello che è previsto anche nel PNRR riguardo all'offerta sanitaria di prossimità. Sono questioni che per Lanciano sono vitali. Nuovo ospedale, medicina territoriale. Sono vitali perché Lanciano è una città che conta oltre 8.000 anziani e sappiamo quanto sia importante per loro avere un'offerta sanitaria a pochi chilometri, a poche centinaia di metri. Ed è proprio per loro che la nostra amministrazione del futuro aprirà un confronto serrato con la regione. No, non mi piace parlare di filiere, sono preoccupato da chi parla oggi di filiere, perché la filiera del 2009, Paolini Verì, che è la stessa di, che si vuole riproporre fra un mese, è quella che arrivò al taglio, alla cancellazione della ASL di Lanciano Vasto. Questo non può avvenire. Ecco perché c'è bisogno di un'amministrazione comunale che sappia confrontarsi e battere i pugni sul tavolo anche di fronte a Shell, anche di fronte a Laverie, a Campitelli che devono dare risposte in modo preciso sulla sanità del nostro territorio. Ivaldo Rulli, parlare due minuti e mezzo della sanità a Lanciano è come dire eh, parlare della de, de, de fine del mondo, de, non è possibile. Mi limiterò a dire essenzialmente alcuni concetti perché ritengo che i miei cittadini siano, sono intelligenti e capaci, soprattutto sono strutturati da un'esperienza di sofferenza oramai ventennale. Dieci anni prima, dieci anni dopo, non lo so, vent'anni, non voglio dare la colpa a nessuno, ma sono vent'anni che si parla di ospedali nuovi, ospedali vecchi, ristrutturabili. Fa... L'unica realtà è che non si è fatto niente, non è che date la colpa alle filiere eh, o a Cedro, o Ascello altre. La colpa è innanzitutto di chi deve decidere di suo sulla propria città. Bisogna sbattere i pugni, ma non adesso che stai in campagna letterale, caro Leo. I pugni vanno battuti sempre do... quando si esercita, quando si eh, è sindaco e quando si è anche presente della provincia contemporaneamente. Le, noi abbiamo riportato uh, diverse cose, alcuni concetti, l'altro concetto, la sanità Langiane si mantiene soprattutto uh, anche per questi santi, questo è l'elenco e, e la lista delle associazioni che lavorano nel campo del sociale a all'Angianese, ce ne sono tante, io le ho scritte quasi tutte, forse qualcuno ha dimenticato, però dobbiamo dire una cosa, la struttura langianese eh, non si riconosce più, non si identifica più, noi abbiamo avuto un ospedale regionale, un nosocomio importante a livello regionale. Abbiamo un ospedale che è molto più limitato. L'idea qual è? Fare l'ospedale nuovo a fianco al vecchio, i terreni adiacenti a Via del Mare, eh? i terreni che sono ancora in verde, puri, un parco sono 40 anni fermo così, in accordo totale con gli eredi. Prendono una parte, fare una torre di 10 piani. Chirurgia, ortopedia, eh, neurologia e così via, come si fanno nei grossi ospedali moderni nuovi. Il vecchio rosocomio dall'altra parte della strada, collegate con dei viadotti sopra a, che passano sulla strada, si fa poliambulatori riferimenti restringendo tutti gli uffici sparsi per il territorio, servizi la a Castelfrentana, eh, poliambulatori eccetera e fare un nosocomio importante che sia riferimento per tutto il territorio, per tutta la zona frentana, que così risparmiamo i soldi senza dover buttare all'aria tutti quei soldi spesi finora col con la vecchia struttura e non portare l'ospedale a, a, a Val di Sangra, a Santonove, come dicevate voi della sinistra avete detto, mi siete lavati la bocca in televisione e l'ho visto, io ho anche le regioni. Lo posso documentare questo e così come si è detto anche dieci anni prima, dobbiamo fare. Io solo se dire dobbiamo fare, dobbiamo fare. Io non dico dobbiamo fare, facciamo. Questo bisogna fare. La sanità è un problema serio e anche questo è un problema che non va assolutamente eh, speculato. Sopra. Eh, Filippo Paolini. Beh, la sanità è chiaro che nell'ultimo anno, con la pandemia, è stato sconvolto anche il concetto di sanità. Eh, nell'ultimo anno si sono dovute cambiare alcune dinamiche. A Lanciano il dottor Pupillo ha fatto quello che poteva fare naturalmente, d'accordo con la direzione sanitaria, era un momento drammatico. Purtroppo sono morte tantissime persone a ricordo di queste purtroppo vittime del Covid. E all'ospedale consiglio all'amico Marongi di studiarsi un po' meglio le carte, poi nelle prossime occasioni sarà più preciso. Nelle, non c'è nessuna ipotesi di trasferimento del distretto in altra zona rispetto a Lanciano, se qualcuno l'ha detto, l'avrà detto in campagna elettorale, non certo qualcuno del centro-destra, se l'ha inventato qualcuno dall'altro lato, eh, il distretto sta lì e rimarrà lì, anzi nella nostra idea c'è un riposizionamento migliore da parte del distretto, che era una mia idea eh, in passato, trasferire il distretto in via Spaventa e gli uffici di via Spaventa trasferirli all'altro lato. Eh, ne avevamo già parlato con Zavattar poi io ho finito di fare l'amministratore e questo problema dottor, la vostra amministrazione di centro-sinistra quantunque avesse a capo un operatore sanitario, non ha neanche pensato, neanche pensato di trasferire il distretto in una zona molto più funzionale perché voi dovreste sapere che il grande, inquinamento, il grande intasamento che c'è nel pronto soccorso è dovuto ai codici bianchi il dottor Caporella sta facendo un lavoro eccezionale lo, dico, lo posso dire in questi dieci anni ho visto che tipo di lavoro ha fatto il dottor Caporrello. Abbiamo mantenuto in piedi, grazie alla politica di centrodestra, con 3 milioni di euro il pronto soccorso. Nessuno di voi in questi dieci anni, sapendo che c'era l'ospedale di comunità a Casoli, nessuno mai ha pensato di fare l'ospedale di comunità a Lanciano. Ed è questa una cosa che invece faremo, ci batteremo insieme a tutti gli operatori del distretto. Ecco i treni che avete perso in questi dieci anni. La sanità... Ripeto, grande merito a quello che è stato fatto nell'ultimo anno per la pandemia. Abbiamo un hub che probabilmente rimarrà aperto perché adesso avete sentito ci sarà la terza dose per le persone fragili. Eh, ottimo lavoro, ve lo dico perché io sono una persona onesta. Ottimo lavoro fatto alla palazzetto dello sport, grande collaborazione da parte dei cittadini di Lanciano che in buona parte si sono vaccinati e quindi hanno dato un grande segnale, ma sulla sanità avete perso un treno. Eh, mi permetto io soltanto di fare una domanda aggiuntiva a tutti e tre, potete rispondere anche in meno di due minuti e mezzo proprio su questo tema, perché lo chiederemo anche a tutti i candidati delle altre ehm, città che eh, concorrono a, a diventare sindaci. Qual è il vostro approccio da sindaco una volta eletto con la gestione della pandemia, dell'emergenza COVID, soprattutto rispetto alla fase che stiamo vivendo, che è quella che va verso la terza dose e verso eh, appunto un'estensione del Green Pass? Quali sono i vostri eh, riferimenti anche culturali rispetto a questo tema. Marongio. Ferma attenzione, ferma prudenza. Del resto è stato qui riconosciuto prima e mi fa piacere l'ottimo lavoro che è stato portato avanti in quest'anno e mezzo anche dall'amministrazione comunale per quanto riguarda l'emergenza Covid. Siamo stati tra i primi comuni ad avviare eh, la questione dei tamponi rapidi nella struttura della fiera e qui voglio ringraziare a livello istituzionale tutti i consiglieri comunali, anche quelli di minoranza che si sono prestati a questa grande operazione a sostegno della popolazione. E poi abbiamo il centro vaccinale, uno dei centri vaccinali che funziona meglio di tutti nella regione Abruzzo. Dal primo maggio ad oggi 67.000 vaccinazioni in un impianto che ha aria condizionata e che offre tutti i comfort possibili per tutti quelli che sono andati a vaccinarsi. L'amministrazione comunale dovrà adeguarsi, adattarsi, seguire quelli che sono i dettami della scienza. Non si scherzi su questo. Io sarò un sindaco fermamente deciso a proseguire la linea seguita in quest'ultimo anno e mezzo, di grande prudenza, perché guardate, è la prudenza, la chiave di volta anche per far ripartire l'economia, perché con la prudenza rispetto alla gestione del Covid che riusciamo a sconfiggere il Covid e anche a permettere alle nostre attività economiche di riprendersi e di prosperare. È importante avere questa attenzione, e concludo, perché ci sarà una fase nuova, ci sarà la terza fase delle vaccinazioni, che dovremo seguire in modo preciso perché riguarderà specie i soggetti più fragili. Rulli, su questo. Sì, devo anch'io confermare che la uh, grande presenza del, del istituzionale dell'ASL, della sanità in genere, del Ministero, io stesso come dipendente ASL ho lavorato alacremente nel 2020 per questo problema. E anche il Comune di Langiano ha fatto quello che era dovuto, doveva fare, lo ha fatto, lo riconosco, è stato certamente soddisfacente il suo intervento, però una cosa importante che non è stato detto, l'ho anticipato un po' prima io, però lo voglio dire in due perché merita. Non dobbiamo dimenticare che tutto ciò che si è fatto per il Covid, il merito non va tutto, né alla AS né al comune, ma io ritengo che oltre il 50%, oltre ciò cioè, debba andare alle associazioni che hanno assicurato il funzionamento del piano vaccinale, compresi i medici i post pensione, tra cui mio fratello che ha fatto tantissime vaccinazioni nel, pala, eh, nel palazzetto Lo Sport, e io dico che se non ci fossero state queste associazioni di volontariate, noi avremmo avuto dei problemi molto molto. Non si sarebbe potuto fare e operare un piano vaccinale. Lo dico perché viviamo in un'epoca di eccezione. Di, di possibili emergenze. Quindi la politica numero uno è quella di valutare e salvaguardare queste associazioni che sono la parte più viva, più nuova, più importante della città, anche nel sociale. Non possiamo prenderci merdi, noi comuni abbiamo fatto, noi comuni abbiamo fatto. Voi avete fatto quelle che dovete fare, le associazioni hanno fatto quelle che hanno voluto fare, perché lo hanno fatto motivati da forze intime, di un rispetto per l'ambiente, la, per, per, la, per la città, per la salute pubblica. e L'ultima cosa che concludo è importantissima: nessuno ne ha parlato. Ma è importante anche intervenire, così come dice il presidente degli Stati Uniti, in quella che oggi si sta definendo pandemia dei non vaccinati. Quindi aprire dei laboratori di cultura, di, so, di, di, di sollecitazione, anche di, eh, come, di, come si dice, di istruzione per, il, per la gente, per i no perché alla gente ce ne sono purtroppo. Avvicinare questa gente, fargli capire e concepire il problema della vaccinazione, ecco, e fargli. Intuire la eh, problematica che non è soltanto individuale. Chi non si vaccina non sceglie solo per se stesso, ma sceglie molto più per gli altri, e questa è una cosa che è carente: non c'è stata a ma va fatto. Grazie Rulli, eh, Paolini, anche perché insomma, nella sua coalizione sono anche varie anime sul tema del Green Pass e Forza Italia che la pensa in maniera diversa da Fratelli d'Italia per dirne una, Quindi, qual è invece no, l'idea il... di Filippo Paolini come candidato? In realtà l'amico Ivaldi mi dà la stura per dire che noi siamo una grande squadra e eh, o si lavora in squadra altrimenti non si raggiungono obiettivi, non si raggiunge nessun risultato e, al di là delle quelle che possono essere le posizioni dei singoli... Personalmente, vabbè, io sono vaccinato già da, da vari mesi. Eh, ritengo che, ribadisco, dopo i primi balbetti, ma questo è successo in tutta Italia, eh, della, sulla gestione della pandemia, adesso, grazie a Dio, siamo in una situazione abbastanza tranquilla, bisogna stare molto attenti. Eh, sul fatto che esistono dei Novax, vabbè, io ho grande rispetto della libertà delle persone, eh, penso che gli obblighi sia un. Non lo so, ho qualche dubbio sull'obbligo vaccinale, però chiaramente sarà il governo a decidere, non devo essere io a decidere. Quello che dice Ivaldo posso condividerlo perché ci vuole educazione, bisogna sapere a che cosa si va incontro, bisogna istruire le persone. Oggi, se vogliamo tenere i negozi aperti, se vogliamo tenere le attività aperte, se vogliamo tornare nei teatri, nei cinema e continuare a fare quello che dobbiamo fare, la scienza ci dice che dobbiamo vaccinarci. Io. Faccio soltanto l'avvocato e apprezzo quello che ci dice la Scienza. Ci fermiamo per un'altra pausa, poi eh, microfono a eh, Rossano Orlando per le altre domande, per la parte conclusiva del nostro incontro. Con i candidati sindaci di Lanciano siamo entrati nel rush finale del nostro confronto. Allora, eh, altre domande da parte del collega Rossano Orlando del quotidiano Il Centro. Eh, la vostra città è una città che è nota per essere stata per essere stato il centro delle fiere, del commercio, eh, ha, in passato soprattutto aveva suscitato un'attrazione importante, eh, facciamo dei riferimenti a, storici ovviamente, alla luce anche di quella che è la crisi di questo periodo, per cui c'è un allentamento un po' dal punto di vista anche del commercio, della piccola e media industria e quindi anche delle fiere. E ho notato che eh, si fa anche difficoltà magari a raggiungere Lanciano per la condizione in cui si trovano. Alcune strade di collegamento con questo centro importante dell'area Frentana. E cosa si può fare per agganciare di più il rilancio di Lanciano nell'ottica turistica, anche perché avete comunque un'opera importante, strategica e di rilancio sicuro del territorio, come può essere la Via Verde della Costa dei Trabocchi? Marogno. Sì, eh, caro direttore, hai detto bene: la Via Verde della Costa dei Trabocchi è un eccezionale volano che dobbiamo seguire per lo sviluppo anche turistico della nostra città. Lo dico a ragion veduta perché nei mesi scorsi, nelle settimane passate, Lanciano ha avuto un boom di presenze come non si registrava ovviamente da tempo. I bed and breakfast erano completamente pieni e c'era tanta gente a vivere la città e a sfruttare la ricettività della città di Lanciano anche nei confronti delle città marine. Noi su questo dobbiamo puntare molto ossia collegarci alla via verde dei trabocchi, magari sfruttando anche e soprattutto un'altra infrastruttura formidabile che deve ovviamente trovare una nuova vocazione, che è l'ex tracciato ferroviario della Sangritana. Io penso che per quanto riguarda i temi del commercio, noi andiamo a pagare storicamente a scelte di vent'anni fa di piazzare la grande distribuzione proprio nei pressi del, dell'entrata in città di Lanciano e poi paghiamo ovviamente uno scotto sistemico che è quello della, del boom del, dell'online, penso che noi dobbiamo costruire una nuova città nei prossimi dieci anni, una città che investa molto su una rivoluzione della mobilità, una città che investa molto su una nuova vivibilità, una città a misura d'uomo, una città che abbia spazi più estesi di pedonalizzazione nel centro e nel centro storico, perché? perché non è possibile, ipotizzabile, pensare ad un turista o a un fruitore di un esercizio commerciale che pensi ancora di poter entrare in un negozio parcheggiando in seconda fila. Noi dobbiamo migliorare le modalità di accesso alla città anche cambiando la mobilità, immaginando un'idea di parcheggi di scambio fuori la città per penetrare dentro la città. E per quanto riguarda la rete viaria anche, però se, sottolineo che... Negli ultimi anni ci sono stati enormi investimenti, enormi investimenti sulla Lanciano Val di Sangro, enormi investimenti sulla Lanciano Fossacesa, sulla variante Frentana, partiranno investimenti sulla Lanciano A14, sono state fatte delle rotatorie per entrare ed uscire meglio dalla città proprio in direzione A14, una nuova bretella d'ingresso è stato fatto, non è stato fatto abbastanza, dobbiamo fare sicuramente di più, di più per far fruire meglio possibile la nostra città, per valorizzare cosa? Sì, dicevi bene, direttore, il miracolo Eucaristico, che è una peculiarità tutta Lancianese, tutta Frentana e non è possibile neanche che quella strada di accesso al miracolo Eucaristico sia una strada ancora percorsa dalle auto e non dia spazio e freschezza al miracolo più importante del centro Italia. Evaldo Rulli. La Fiera dell'Agricoltura va Spostata, non posso focarsi dentro l'Anciano, punto. Questo va messo in una zona per farla diventare una fiera intercomprensionale che ha ampio respiro e che dia anche un riscontro a tutto il territorio. Punto. Parliamo di cose che possono essere agganciate a questo concetto e cioè. L'accesso al Lanciano e il turismo sono cose legate, accesso al Lanciano, il turismo, la religione, il miracolo, capisco e il centro storico. La mia idea qual è espressa molto bene in sei pagine del mio programma è quella di non aspettare più il pellegrino, il turista, ma di andarlo a prendere. Io ho avuto già contatti con le diocesi di molte eh, città italiane e anche estere, parlando dalla Spagna alla Jugoslavia, perché fare pacchetti di eh, pellegrinaggio a Lanciano e creare delle strutture... Create da pubblico e privato per poter far vivere la città e lanciare e poter farla vivere dai turisti che è vero che è un turismo religioso, è vero che è un turismo limitato a una fascia, però è anche vero che quello religioso porta al turismo generale perché si arriva con il miracolo eucaristico, si permane, si per si si va sulla costa dei Trabucchi, si conosce la costa, è bellissima. Il, il santuario di San Giovanni in Venere, l'entroterra è bellissimo: vino, olio, pane, alimento abruzzese, lo dico veloce. Perché la gente mi capisce, eh, si sofferma a Lanciano. I giovani conoscono gli altri giovani, si fidanzano, si sposa, si è nel certo centro storico. Le associazioni rendono vivo il centro storico. È morto il centro. storico, Lanciano è un centro storico più disabitato d'Italia. Questi sono i conti, veri. Lanciano c'è cioè il centro storico più disabitato d'Italia e mia figlia abita nel centro storico. Allora la facciamo vivere fiorente i negozi, le associazioni gestiscono e sentasse le, i vari piccoli ristoranti la gente entra, si ferma, parcheggia, dorme a Lanciano e vive, i figli si sposano ed è fatto il miracolo del miracolo eucaristico. Un nuovo miracolo, perché è bello il territorio, non è bella solo Lanciano. Questo è il concetto, ma non si può fare una politica chiusa a tappeto con la testa sbattendo sul tavolo bisogna avere intelligenza, capacità, forza, volontà per farlo, determinazione e coraggio. Questo è, non basta avere il coraggio per ter chiusa una strada in un unico senso, fare una pista ciclabile in a 5 anni ci sono transitate 12 biciclette e per Caparbia si tiene ancora una strada bloccata che è una delle arterie più importanti d'Italia, una di, di, di Lanciano, forse l'unica, perché adesso come stanno le cose per passare dal nord al sud di Lanciano o si fa via Dalmasia, dove tra l'altro ho messo io in, in la mia sede elettorale, o se no devi fare la variante perché lì ci sono 5 bar e 4 ristoranti. Se ti fermi a parlare in macchina, così ciao andò. Come stai? Lanciano è divisa in due, Paolini. <ride> Beh, dopo il comizio di Rivaldo chiaramente un uno può parlare delle <ride> vuole è vero direttore? Eh no va bene sì, no, no, è... se no, domani no. sera sabato no, farò... no, 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 no. va bene tranquillo, tranquillo che ti faremo parlare sempre non ti preoccupare <ride> Grazie, la parola faremo non la devo a nessuno <ride> no, e... Al allora, di là chiedo scusa se mi no. permette di sorridere <ride> ma insomma ci metto una verba Ivaldo che a me piace molto ti faccio ridere ancora bravissimo a me, la cosa che mi lascia perplesso, eh, eh, voglio rispondere questa volta a quello che ha detto il direttore, non, es non esco fuori dal, dal tema. Eh, Alla ci sono due miracoli eucaristici. Eh, noi avevamo lasciato un bellissimo progetto, voluto da un amico carissimo che, tra l'altro, sta politicamente al contrario eh, al mio schieramento, che è l'amico Enzo Giammarino, eh, al quale va sempre il mio carissimo saluto. Culto e cultura, un progetto che Enzo ha portato in tutta Europa, un progetto che ha consentito di svolgere a Lanciano il congresso internazionale dell'opera romana Pellegrinaggi. Voi direte, otto, avrete archivi pieni di queste operazioni volute da Enzo. Questo progetto nel 2011 è stato distrutto, è stato distrutto, abbandonato, eh, non ne so il motivo, lo dico da semplice cittadino, mi dispiace. Perché intorno a quel progetto, caro direttore, era stato costruito qualcosa di più del miracolo eucaristico. Era stato costruito perché uscivamo dal giubileo del 2000, era stato costruito qualcosa legato anche al mondo culturale. C'era costru... il Museo di Ocesano, bellissimo, del quale nessuno parla. Abbiamo lasciato il progetto sul Museo dell'Arte della, della Maiorica e della Ceramica, mai messo in atto. Io non mi ero permesso di dirlo all'inizio del mandato del dottor Pupillo, ma non ho voluto sentire museo dell'arte tipografica perché voi vedete noi portiamo i turisti a Lanciano arrivano e vanno al miracolo e se ne vanno al secondo miracolo non so neanche le tengono aperte gli amici di Lanciano vecchi perché non lo apre più nessuno eh, questi se le vogliamo trattenere questi turisti innanzitutto le dobbiamo intercettare alla fonte perché altrimenti non si trattengono abbiamo pochissimo spazio per farli dormire purtroppo adesso con la crisi gli alberghi sono in difficoltà quindi bisogna incentivare la, la, la creazione di Bed and Breakfast che è quello che oggi cercano i turisti, la ristorazione a Lanciano, qualche cosa ha chiuso, qualche cosa è rimasta aperta, bisogna incentivare anche con l'agevolazione fiscale. Ma ripeto, il progetto Culto e Cultura secondo me è un progetto che va ripreso, va ripreso perché è quello che può portare a Lanciano eh, grandi, grandi massi di turisti ma anche grandi eh, clamori in tutta Italia. San Orlando per l'ultima domanda prima dell'appello finale. Sì, volevo chiedere una cosa che sulla un po' da quelli che sono i programmi amministrativi che eh, presenterete agli elettori. Oggi eh, si parla tantissimo di diritti, eh, si parla pochissimo di doveri, probabilmente perché parlare di diritti evoca democrazia, libertà, spazi, parlare di doveri significa parlare di gerarchie, di autorità, di una parola diciamo così di... Di sudore, ecco, di sudore della fronte. E, e ovviamente intorno a voi vedete anche uno spaccato di eh, valori sociali importanti, eh, dei quali magari vi circonderete o vi siete già circondati, e del mondo del volontariato. Ecco, come candidati a sindaco, come vivete questa parola dovere nei confronti dei vostri elettori, nei confronti della città, e quindi con l'impegno che avete preso e prendete. Eh, qualora foste eletti ovviamente di rappresentare poi la città nei vari consessi importanti nazionali e anche internazionali. Leo Marongio. Dovere declinato come servizio. Un amministratore comunale, un sindaco deve servire la propria comunità al massimo delle sue possibilità psicofisiche. Guardate, fare il sindaco di una città come quella di Lanciano è un orgoglio enorme, però fa sentire tutto il peso di un'enorme responsabilità di 35.000 cittadini che attendono risposte e soluzione ai problemi di tutti i giorni. L'amministratore comunale è un eroe dei tempi moderni, è colui che si dedica giorno e notte, o almeno io in questi anni in cui sono stato consigliere comunale ho provato a rappresentare, ad ascoltare le istanze di tutte le persone che mi hanno, con cui mi sono confrontato giorno e notte a cercare di rispondere alle sollecitazioni che sono venute. Questo è il dovere, il dovere di chi si candida a rappresentare una città come quella di Lanciano. Servirla, onorarla, essere presente, essere presente tra la gente, perché la politica non si fa solo sopra, nella stanza dove si prendono le decisioni, ma si fa soprattutto sotto, dove quelle decisioni devono essere confrontate, devono essere spiegate, devono essere accompagnate con tutti i cittadini di Lanciano. Dovere, servizio fa rima con ascolto. È la prima parola che ho messo in cima al mio programma elettorale. Ascolto, ascolto della città, ascolto delle 33 contrade, essere presenti, essere presenti soprattutto dove si annidano fenomeni di disagio, essere presenti dove c'è un problema, perché non si può essere un buon sindaco di una città se non si conoscono i 100 problemi che una città ha e poi soprattutto un buon sindaco che vuole servire la propria città deve essere un sindaco capace di fare squadra, di tenerla unita e coesa perché le competenze, guardate, ci sono in tutti i campi ci sono nel centro-destra, ci sono nel centro-sinistra ma quello che fa la differenza è l'armonia e la coesione della squadra dovere, servizio, responsabilità queste sono le tre parole chiave per un buon, ottimo sindaco di Lanciano Ivaldo Rulli allora, sì, vabbè, mi conoscete? Eh, io penso di essere abbastanza conosciuta a Sapete con quanta forza e energia a volte mi esprimo? Mi <ride> chiedo scusa a volte, se... ma sono abituato a parlare così. Non parlo come un prete sull'altare con flemma e lentezza, pacatezza, come se dovessi eh, parlare di Vangelo. Io voglio essere un generale che dà ordine al proprio esercito. Il mio esercito sono gli amici miei in lista per un popolo eh, enorme come quello di Lanciano. Il do, I doveri, tanti, prima di tutto appunto, bravo Marongio, bravo, solo che non sei coerente perché eh, essere coerente significa non far finta di parlare al cellulare per non fermarsi a parlare con la gente. Uh, contatto e aprirsi la gente significa incontrare la gente, parlare andare al mercato, andare alla fiera, andare in mezzo al mercato and andare per il corso di lancia non solo durante le campagne elettorali sempre e non necessariamente sempre con la fascia tricolore perché è vero che il sindaco a volte deve rappresentarci ma anche è vero che il sindaco a volte ci deve dare l'esempio, deve essere il primo cittadino anche in questo senso io gli ho scritto dieci volte ufficialmente al sindaco tuo, ex sindaco uscente non mi ha mai risposto invece questo non sarà non succederà mai con me. A me piace il contatto con la gente, a me piace il contatto con l'ambiente sociale e soprattutto riconosco la grande forza, l'inerzia del volontariato. L'ho detto è la terza volta che lo dico oggi perché credo che sia una forza importantissima per Lanciano, per tutte le città, ma per Lanciano, nel caso specifico, ed è importante soprattutto il colloquiare, capire i bisogni, come esercitare la loro attività, dargli la possibilità di poter attivarsi sempre e non lasciarle sole. Questa è la cosa importantissima. Il dovere significa aprire i servizi, tipo il mercato coperto, non soltanto durante la fase delle votazioni, eh, avere eh, possibilità di capire la gente uno per uno, ecco, è una promessa che voglio fare, eh, mi piace fare le promesse perché sono capace di mantenerle. Se io dovessi fare sindaco ogni mattina andrò in un posto diverso a mangiare a piedi con chi mi vuole accompagnare? Perché voglio vivere la città, il centro storico, eh, la, la, la parte più eh, esterna della città del centro, le i Rioni, mi piace perché a me piace parlare con la gente. Il dovere è tutto, il dovere sta soprattutto nell'essere onesti intellettualmente. Per chi ha già governato dieci anni da una parte, dieci anni dall'altra, io dico cittadini di Lanciano: ma perché dovete dare la terza possibilità a uno che ha già fatto il sindaco due volte? Date la possibilità ad un candidato che lo vuole fare per la prima volta, Paolini. Beh, i doveri del direttore per me mi richiamano subito alla mente le regole. Il rispetto delle regole. Io ho sempre voluto una città molto inclusiva, l'ho anche dimostrato nel tempo, però chiaramente sempre nel rispetto delle regole. Il dovere è quello di rispettare gli altri, è quello di rispettare i diritti degli altri, conoscendo i propri ma rispettando quelli degli altri. E rispettare le regole in qualsiasi modo. Prima il collega Maroggi parlava di di macchine in seconda fila, in doppia fila, beh là chi sbaglia paga, cioè voglio dire, ci sono delle regole ben precise, forse sono l'unico dei candidati, l'ho detto forse e preciso per la seconda volta forse, eh, che nella sede elettorale rispetta le regole volute dalla prefettura e non dico quali sono, ma loro lo sanno benissimo, e io ci tengo molto a questo, è una, una cosa a cui tengo molto, il sindaco ha grandi capacità e grandi poteri in materia di sicurezza, forse a qualche uno sfugge. Eh, per cui anche su quello intervenire nell'ambito della sicurezza significa quindi intervenire nel rispetto delle regole e quindi dei doveri. Non è pensabile che in una città eh, si occupi abusivamente un alloggio e nessuno intervenga. Vuol dire che qualcuno ha violato delle regole, qualche duno ha violato il dovere di rispetto della proprietà immobiliare del Comune. Bisognava intervenire prima, bisogna dare delle regole ben precise, queste esistono sia per le case popolari che per le proprietà. Eh, comunale, ecco per me questo è il dovere, è eccessivo forse quello che dico io, per me è la città la più inclusiva possibile, tutti possono entrare in città, tutti possono prendere residenza a Lanciano, tutti devono venire a Lanciano ma nel rispetto della regola, quindi conoscere benissimo i propri doveri e i propri diritti. Ho sempre stigmatizzato chi si siede a un tavolo e esercita soltanto i propri diritti o illustra soltanto i propri diritti, eh, finiti i diritti bisogna illustrare anche i doveri, questo è il passaggio fondamentale a cui tengo molto. Bene, siamo alla parte conclusiva di questo incontro, avete ascoltato su molti temi. I eh, candidati presenti alla nostra tribuna, vi ricordo che sono quattro in realtà i candidati sindaci di Lanciano, c'è anche Furia del Movimento 5 Stelle che eh, ci ha avvisato di non poter partecipare a, a questa trasmissione. Eh, domani sul quotidiano Il Centro troverete eh, un ampio resoconto anche dei passaggi che magari vi siete persi eh, nell'essersi eh, messi in collegamento eh, con Rete 8 eh, soltanto adesso. Eh, però do a loro l'ultima occasione, per quello che solitamente nella liturgia delle tribune elettorali è sempre l'appello finale, per eh, negli ultimi minuti, anche se perché siamo un po' lontani anche proprio dalla chiusura della campagna elettorale, quindi avranno tutto il tempo anche poi per preparare i discorsi, proprio quelli last minute, per parlare un po' anche eh, direttamente ai cittadini, per parlare oltre che con noi anche direttamente, con voi, soprattutto con gli elettori di Lanciano, per parlare magari di qualcosa che noi non abbiamo ancora chiesto loro. Quindi gli ultimi due minuti e mezzo a ciascuno di loro, a partire da Leo Maroni. L'avvocato Paolini ricorda l'occupazione abusiva di Palazzo Berenga Napolitani che è stato tollerato dalla sua amministrazione. Quando andrete a votare, cari cittadini lancianesi, il prossimo 3-4 ottobre, non farete una scelta su bandiere o schieramenti politici. Farete una scelta sul futuro della vostra città. Vi andrete ad occupare direttamente dei vostri figli, dei vostri nipoti. Ed è su quello che io vi chiedo di concentrarvi. A chi delego il futuro di questa città? Ci sono due scelte possibili. A chi con uno sguardo retrovisore pensa di riproporre vecchi schemi, vecchie modalità, culto e cultura, le vecchie ricette che non hanno funzionato, ricette novecentesche del 2001 e chi invece vuole provarci, vuole provare a costruire una città che abbia direzione 2031, un'attenzione forte ai temi della quotidianità, ma uno sguardo lungo nel futuro. Sono certo che se il cittadino lancianese interrogherà la propria coscienza su quale squadra, a quale squadra affidare questo compito quale squadra con più armonia, con più serenità e con maggior disinteresse privato può rappresentarla al meglio? Beh, sono convinto che i cittadini lancianesi faranno una scelta di cuore, che è l'unica possibile per la nostra città. Per regalare futuro alla nostra città, per scegliere un sindaco ed una squadra che viva il tempo che ci è dato vivere e che non guardi. Al passato con una nostalgia che a lanciano non ha portato nulla di buono. Bene, grazie Leo Marongiu, uh, ultimo appello di Ivaldo Rulli. Amici di lanciano, uh, ci sono tante cose che io oggi avrei voluto dire a voi, ma chiaramente il tempo uh, mi dà il limite, non è possibile, ma avrò modo di potervi informare su tutto quanto ho in progetto insieme al mio gruppo uh, per quanto riguarda i prossimi cinque anni, sì, io parlo di cinque anni, non ho la presunzione, l'ambizione di parlare di dieci anni fino al 2021 e 31, no, mi bastano cinque anni. E poi Dio vorrà, Dio vede e provvede. Intanto per questi cinque anni vi chiedo il voto perché, perché ci sono tante cose che potete vedere che non sono né state risolte vent'anni fa dall'amministrazione Paolini né negli ultimi dieci anni dall'amministrazione di centro-sinistra avete Tutta una serie di argomentazioni valide, tutta una fonte inesauribile di motivazioni, di risorse e di informazioni per capire per quale motivo non vanno votati né loro del centro-destra né loro del centro-sinistra. Fidatevi di chi ha promesso qualcosa a Lanciano e lo ha fatto bene, con tante difficoltà, lo ha saputo fare, ha sempre mantenuto la sua parola e una cosa vi ha sempre dimostrato nel tempo che ama davvero la sua città. Dove sono nati i miei figli, dove vivono i miei figli, insomma, voi sapete quanto ci tengo alla mia città. Vi dovete fidare perché solo se non vi fidate, allora siete costretti a vivere ancora il paradosso della nostalgia di quello vissuto. Io ho sentito un. Intervista del collega Paolini a Telemas che vi ha detto: Lasciamo stare il passato, andiamo avanti con il futuro. Eh, non, non dobbiamo pensare a quello che è successo. Riferendosi ai dieci anni della sua amministrazione, io dico: Ho fatto studiare la storia ai miei figli per capire quali sono gli errori del passato e non ripetere nel futuro. Quindi io vi dico solo questo e vi saluto così con molta cordialità nella speranza di potervi vedere uno a uno, tutti quanti, in questo proseguo di bellissima campagna campagna elettorale che tra l'altro mi sto pure divertendo perché motivazioni per divertirsi ce ne sono, insomma tanto per fare una battuta io non darò mai uno sgarbo a Lanciano, alla mia città, mi bastano i lancianesi, non c'è altro che deve parlare. La promessa che vi faccio è questa, io voglio fare sindaco non come punto di partenza ma come punto di arrivo. Mi basta fare il sindaco e lo voglio fare bene, con tutto il cuore, con tanta generosità, con tanta forza, tanto coraggio e con l'aiuto e il sostegno dei miei amici della lista Grazie Rulli, questa volta è stato un po' più sottotono sì. l'intervento eh, di Rulli perché lui è bravo, bravo. Nel, teatro, nel teatro. Sai, il momento in cui è, è il momento in cui andare questo verso la telecamera chiama, e proprio parlare direttamente alle ci, questo... eh, ci proviamo, Paolini, a emulare questa. Sì, comunicazione. Ci proviamo, Paolini. Io non sono bravo come <ride> i altri, quindi mantengo il mio ritmo di voce <ride> come è sempre stato. In realtà, mi piace sottolineare che io l'incipit del mio, nostro programma di governo, una frase che ho voluto Riportare di Seneca, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Io ho l'impressione che i due candidati, che, eh, amici che hanno parlato prima di me, stiano navigando a vista. Non hanno una progettualità interessante per il futuro della nostra città. Eh, noi abbiamo sicuramente la forza di poter coniugare l'esperienza e il rinnovamento, l'ho detto all'inizio. 160 candidati, il 90% sono donne giovani che hanno la prima esperienza amministrativa. È necessario, noi non possiamo aspettare che il centro-sinistra elabori i progetti, perché altrimenti perdiamo altri dieci anni. Non possiamo, non c'è tempo. Abbiamo necessità di cavalcare i treni che stanno passando in questo momento. Bisogna sapere che cosa fare. Noi sappiamo che sappiamo con precisione, il sottoscritto sa con precisione quello che fare. Il giorno dopo se i cittadini ci daranno il loro consenso come noi chiediamo. La macchina amministrativa c'è qualcosa che non ha funzionato negli ultimi dieci anni, altrimenti via Corsia non ci si mette 5-6 anni per finirla, altrimenti non si fanno i lavori che sono stati fatti per il corso. La macchina amministrativa va riposizionata subito, immediatamente. Vanno ridotte le spese all'interno della macchina amministrativa, è organizzato uno staff diverso. Ma questo noi lo possiamo fare già dal giorno successivo. Gli altri mi sembra che stiano viaggiando a vista, cioè qua abbiamo un programma, io ho letto i loro programmi, piuttosto generico, non ci sta niente di assolutamente concreto su con il quale intervenire subito. Questo è l'appello che io faccio ai nostri concittadini. Non possiamo perdere tempo, noi abbiamo necessità che la città si metta in moto immediatamente e per farlo, cari concittadini, solo con la nostra coalizione. Fatta anche di giovani che vogliono vivere nuove esperienze, ma naturalmente guidata da una persona che voi conoscete: una persona sicuramente leale, una persona che ha grande esperienza e che sicuramente vorrà fare quello che ha fatto eh, per la città, cioè portare avanti soltanto il bene comune della nostra città. Gli interessi personali sapete benissimo che con me non esistono. Ho una storia, non ho scheletri nell'armadio, ho una storia pulita, per cui di me si possono fidare tutti, sia i miei candidati che i nostri concittadini ai quali naturalmente chiedo di dare il nostro consenso. Grazie. Bene. Allora io ringrazio i tre candidati, li ringrazio particolarmente per essere stati precisi con i tempi delle no, eh, risposte, non ho avuto alcun problema come moderatore, anche grazie alle domande eh, molto interessanti del collega Rossano Orlando, che io ringrazio assieme al direttore del centro Piero Anchino per la collaborazione reciproca grazie. che ci stiamo dando in questo periodo per dare un prodotto informativo agli abruzzesi. Grazie a te per l'invito e eh, anche a nome del centro ovviamente. Certo, perché è un prodotto informativo completo che dà l'idea, insomma, anche... Eh, di una eh, informazione capillare, oltre che insomma legata al nostro ruolo nelle redazioni, ma anche sul territorio, quindi ci piace anche fare queste tribune andando direttamente nelle città dove si vota. Dove torneremo presto anche nei prossimi appuntamenti, che saranno tutti lunedì e i venerdì alle ore 22 fino alla chiusura della campagna elettorale. Ringrazio Andrea Di Fabio e Alberto Capo per la parte tecnica, auguro buona campagna elettorale a loro tre. Ricordo ancora Leo Marongiu, Ivaldo Rulli. E eh, Filippo Paolini c'è anche il candidato del movimento 5 Stelle con la sua lista, Furia, eh, che ripeto non ha potuto partecipare a questa ehm, trasmissione e ce lo ha comunicato in anticipo. Eh, buona campagna elettorale, il prossimo 3 e il 4 ottobre, uno di loro, magari al primo turno, magari ci vorrà il ballottaggio, sarà comunque sindaco di Lanciano. Auguri e eh, arrivederci.